appuntamento la Festa del Fiume, Festa della Vita, che si terrà domenica 3 giugno. Ne parliamo insieme al parroco Don Angelo Barra della parrocchia San Nicola di Mira ad Auletta, che saluto. Buonasera e bentrovato. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori, mi dica. E allora domenica 3 giugno ci attende una bella festa, quella del fiume ma anche quella della vita ad Auletta appunto. Che cosa c'è in programma? Direi che in quest'anno, in modo particolare, in concomitanza anche con l'incontro mondiale delle famiglie che tiene il Papa a Milano, è ancora di più una giornata incentrata sull'aspetto dell'ecologia, direi, della vita, che è anche fatta di lavoro e di festa, quindi essendo un giorno domenicale, tipicamente un giorno dedicato anche alla famiglia che si riposa, che prega, che trova momenti di svago, di fraternità. Di particolare quest'anno, oltre alle altre cose che solitamente ormai da 7 anni si svolgono in questa giornata, si sarà al centro una celebrazione eucaristica proprio nei pressi del fiume, per dire che al centro del creato, ripeto, del lavoro e della festa c'è il Signore, ma il tutto ruoterà intorno a momenti che faranno valorizzare l'aspetto della dimensione naturalistica e in qualche modo valorizzeranno anche lo svago, la cultura del tempo libero, la dimensione dello sport. Ci sarà una corsa campestre, ci sarà il canottaggio nel fiume, la possibilità di fare trekking a cavallo, l'aeromodellismo, il rafting, anche perché questa parte del fiume Tanagro è uno dei pochi fiumi del sud Italia che si presta a questo tipo di manifestazione sportiva del rafting, molto direi attraente per i giovani. Sì. Ci sarà un mercatino di prodotti tipici locali, possibilità di visitare le grotte con delle gratuità, i musei del Mida con delle gratuità, un mulino del 700 che si presta proprio nei pressi del fiume ad essere visto perché è stato ripristinato così com'era con antiche macine in pietra. E poi al centro ci sarà il pranzo che la comunità prepara e che offre a tutti i partecipanti, quindi non c'è nessuno scopo di lucro, anzi c'è un motivo di accoglienza, quindi una festa nel senso pieno del termine. Certo, sarà una giornata quindi, come diceva, all'insegna della natura, dello sport, dei prodotti tipici del territorio, dell'accoglienza per i turisti, ma non solo, tante attività insomma organizzate proprio dalla sua parrocchia, Don Angelo. Sì, è la parrocchia che si attiva, perché in realtà pensi che il pranzo lo preparano gruppi di persone, per esempio i cavatelli saranno gruppi di persone che si adopereranno per farli a mano con la farina del posto. I fagioli sono dei produttori del posto, i formaggi sono dei pastori del posto e noi li faremo degustare a pranzo, ripeto, gratuitamente. Madrina della manifestazione ormai da qualche anno con la sua famiglia e direttamente da un medico in famiglia, l'attrice Beatrice Fazzi, che è stata anche protagonista del Restauratore, è andato in onda qualche mese fa, sì. Rai 1, e che si ripresenterà anche col Medico in Famiglia 8 che sta registrando, quindi ci sarà anche questa presenza ulteriore che vuole dire che non solo la famiglia anche nel mondo dello spettacolo è sensibile alla natura, ma anche la dimensione della fede della famiglia, che qualche volta sembra assente dalla televisione, in realtà è protagonista anche di una testimonianza cristiana che ama non solo il Signore ma anche la fraternità e lo stare insieme. E poi, Don Angelo, mi piace anche sottolineare che gli eventi, soprattutto sportivi, organizzati nel fiume Tanagro sono una bella occasione anche per rivalutare in qualche modo questo fiume del territorio valdianese. In realtà il fiume è un po' al centro. Noi abbiamo ripristinato un antico plesso scolastico che era in disuso ormai da anni, era diventato un'immondezza vera e propria, come capita spesso lungo il fiume, diciamocelo con purtroppo, sì. E noi abbiamo voluto ripristinare questo luogo perché potesse essere una sorta di centro logistico, questa manifestazione una sorta di contenitore, perché lentamente noi vogliamo fare in modo che questa dimensione del fiume, che ci sembra trainante anche per alcuni aspetti non solo paesaggistici ma direi culturali, storici, con dei risvolti anche economici probabilmente sul territorio, quindi non solo un preservare il fiume ma un rivalutarlo per fare in modo che quello che abbiamo e che in qualche modo abbiamo ricevuto anche dal Signore non solo diventi per noi motivo di ringraziamento ma anche motivo di riutilizzo del creato per poter trovare delle risorse, e noi ci stiamo adoperando per questo. Già da qualche anno facciamo anche per esempio dei ripopolamenti,
purtroppo in questo lamento, e lo faccio adesso pubblicamente, la provincia, alla luce di amanti della natura che si dicono tali ma non lo sono, mi riferisco anche ad alcune frange tra virgolette politiche o che amano la natura, ha dovuto sospendere per esempio i ripopolamenti. In realtà invece mi sembrava un aspetto importante. Noi per qualche anno abbiamo cercato di ripopolare il fiume con la trota Fario, che è ancora presente, però purtroppo ultimamente la provincia è costretta a non fare, a non dare autorizzazione, perché quelli che invece dovrebbero adoperarsi per questo poi alla fine finiscono per impelagarsi in normative che non fanno verità. Quindi a volte probabilmente dovremmo un attimo veramente riequilibrare il tutto. Probabilmente proprio l'aspetto del Signore ci aiuterebbe a riequilibrare anche il nostro rapporto col creato, per non far sì che da avere una visione panteistica delle cose, ma una visione reale che diventa poi quella vera, quella piena, a vantaggio dell'uomo e non a discapito dell'uomo. Bene, allora l'appuntamento con la festa del fiume, la festa della vita, è ad Auletta in Contrada Ponte domenica 3 giugno, e io ringrazio il parroco Don Angelo Barra della parrocchia San Nicola di Mira di Auletta per essere stato con noi oggi. Io ringrazio voi, vi aspettiamo, venite numerosi, non abbiamo problemi di spazio, di accoglienza. Grazie. La qualità dei prodotti del caseificio Rosaria si sente.